Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, facciamo due chiacchiere. Allora, a parte che adesso i video che faccio non voglio più parlare dell'allenatore che sarà, perché ormai mi stanno sfiancando con questa storia di allenatori, di Allegri, mica Allegri. Adesso parliamo quando avvengono le cose. Notizie che ti danno, che si sentono, si cose che dopo alla fine possono valer tutto e possono valer niente. Parliamo di cose concrete, cose che ci interessano più che altro. Vi apri una piccola parentesi della partita di ieri. Incommentabile, io guarda, voglio solo pensare. Un primo tempo giocato poi abbastanza bene. Secondo tempo proprio non entrati neanche in campo, però per il nostro allenatore anche il secondo tempo la Juve ha giocato una bella partita. Però lasciamo stare queste cose qua, perché tanto ormai picchiare il chiodo sempre allo stesso punto, il risultato è sempre lo stesso. Ripeto, io voglio solo pensare che vogliono fare il biscotto all'Inter. Chi lo sa? Se Pellissier questa sera si fa il regalo di addio al calcio. E poi sa, domenica prossima ci dovrebbe essere Napoli-Inter. E quindi la Roma ha vinto, il Milan ha vinto, l'Atalanta ha vinto. L'Atalanta domenica viene a Torino. Sabato, domenica, adesso non mi ricordo quando. E magari, non lo so, magari vince, magari un 4-3 con tripletta di Ronaldo, così è contento uno e contento l'altro. E magari che l'Inter, da andar terza, se lascia qualche punticino stasera e poi perde a Napoli, le vie del Signore sono infinite, dicono, eh? Allora io voglio solo pensare che la Juve sta giocando per questo, così, per fare un danno ai prescritti e basta. Voglio solo pensare questo. Invece voglio parlare della nostra società Juve, che adesso si metteranno d'accordo, non si metteranno d'accordo, ormai, ripeto, non si capisce più niente, però voglio parlare del danno economico che questo allenatore qua è riuscito a dare alla Juve, non per la non vittoria della Champions, a parte quello, che lì non c'è niente di scontato, ma per la svalutazione dei giocatori che questo demente qua ha fatto, no? Cioè io mi ricordo il primo anno che è arrivato Alexandro, l'anno dopo la Juve pare che abbia rifiutato un'offerta di 80 milioni per lui. Ma secondo voi adesso, dopo l'evoluzione tecnica e tattica che gli ha dato l'imbecille ad Alexandro, li prendi 80 milioni? Secondo me ne prendi neanche la metà adesso. Come Cancelo, pagato 40 milioni, se lo vai a vendere oggi Cancelo, perché ha litigato con, adesso ormai è chiaro e lampante, Allegri ha chiesto la cessione di Cancelo, secondo me 40 milioni non li prende più indietro. Come Dybala, che adesso c'ha una valutazione di 80, 90, 100 milioni, se ci fosse stato un altro allenatore che faceva giocare Dybala nel suo ruolo, e quello che aveva fatto vedere i primi due anni alla Juve, di
Dybala magari lo vendevi a 130, 140. Allora io a questo mi chiedo, come fa una società come la Juve, oltre a non vedere che questo allenatore in 5 anni non ha dato un briciolo di gioco alla squadra, perché lui giocare per lui significa solo andare sulle fasce, non esiste una verticalizzazione, non esiste una palla in mezzo, una palla, niente, assolutamente niente. Allora come fa una società, oltre a non vedere questo, a permettere a un allenatore di distruggere il patrimonio giocatori? Io adesso ne ho nominati tre, ma potrei nominarne altri, no? Lui ieri nell'intervista dopo la partita ha detto che c'ha già in mente da 6 mesi, no? I giocatori nuovi che vuole, quindi lui, a sentir parlare lui, già da 8, in parte che sentir parlare lui, secondo il suo discorso c'è una squadra di brocchi in mano, no? A sentire il suo discorso. E poi se tu allenatore in ottobre hai già capito che questa squadra ha delle carenze, e ce li ha le carenze, ma questo non è che dovevi dirlo te ieri, caro Massimiliano Allegri, che la Juve ha un centrocampo ridicolo, cioè non all'altezza dell'Europa, e questi lo sapevamo, lo sapevo io che non faccio l'allenatore, dovevi saperlo tu prima che cominciavi il campionato. Motivo in più non capisco perché hai dato via Marchisio, che non sarà Maradona Marchisio, assolutamente, però Marchisio lo potevi tenere e trattarlo da giocatore e non da merda come l'hai trattato. Poi hai detto, ti sei lamentato che ti sono venuti a mancare i difensori, allora non capisco perché hai mandato via Benatia, che anche lui non sarà Thiago Silva, però era un buon giocatore che ti poteva salvare il culo, bastava che tu lo tenevi in considerazione e lo facevi giocare. Il problema è che tu questa gente qua la metti in panchina, non la fai mai giocare, poi si rompono le palle e se ne vanno. Ti sei lamentato che al momento, ieri l'hai detto questo, ti sei lamentato che al momento clou della stagione a te ti mancavano un sacco di giocatori per infortunio. Ma chi ce li ha portati questi giocatori agli infortuni? Tutti muscolari. Quindi non puoi andare una volta in TV e dire quest'anno mi sa che abbiamo sbagliato anche noi, staff tecnico, dico, magari avete sbagliato la preparazione, o magari hai usato i giocatori in modo scriteriato e spaccandoli tutti. Guarda Mandzukic l'hai massacrato negli ultimi 2 anni, l'hai demolito, ma l'hai demolito tu facendogli fare il terzino, non l'ho demolito io. O la sfortuna, no, questa non è sfortuna. Allora evidentemente tu e il tuo staff medico, il tuo staff preparatori atletici e tu siete una massa di incompetenti, perché arrivare in marzo, aprile e avere la squadra in quelle condizioni lì, la colpa è vostra, non è nostra, dei tifosi o dei giocatori o della società. La società c'ha colpa perché vi riconferma, questa è la colpa della società, ma voi avete sbagliato preparazione atletica, voi avete sbagliato tutto, e basta ammettere le cose. Quindi adesso non tiriamo fuori la sfortuna, perché la sfortuna ce l'hai tu nel cervello, sei sfortunato nel cervello. Adesso vuole la riconferma per altri 3 anni a 12 milioni di euro all'anno. Ma tu sei pazzo, ma la società che ti darà questi 12 milioni sono pazzi, questi sono pazzi scatenati. Ma voi sapete che se la Juve, secondo me, non lo riconferma, però se la Juve dovesse riconfermare Allegri costa tanto come Guardiola,
Perché è vero, m'aveva corretto uno di voi che mi segue, Chris se non sbaglio, per il discorso della legge che hanno fatto in Italia, che se arriva un allenatore dall'estero paga il 30% di tasse, quindi Guardiola 20 milioni all'anno, pagando il 30% ne costa 26. Però Allegri, che è in Italia, se ne vuole 12 ne costa 24. Quindi in parole povere come Guardiola. Addirittura se la Juve avesse preso Conte, gli costava la metà di Allegri circa. E a me continuano a scrivermi messaggi e a dire che noi che non vogliamo Allegri, non capiamo un cazzo di calcio, siamo degli riconoscenti, siamo... La dovete smettere, inutile, non mi fate cambiare idea, perché mi farete cambiare idea il giorno che voi verrete qua sotto a scrivere delle cose serie, non gli scudetti che ha vinto, non me ne frega niente degli scudetti che ha vinto, perché ripeto, li avrebbe vinti qualsiasi allenatore con quella squadra qua, gli scudetti, ma è un mese, sono due mesi che abbiamo già vinto lo scudetto, ma ci voleva Allegri per vincere sto scudetto, ecco dove non ci arrivate voi mentalmente. Avete rotto i coglioni voi Allegri, li avete rotto i coglioni. E la partita di ieri è lo specchio di tutto il campionato. Non mi interessa che adesso ormai non gliene frega più niente. Magari stanno facendo la torta per vedere se l'Inter fa qualche passo falso, così va fuori dalla Champions, così Conte poi, se è vero che ha già firmato che lì, per l'Inter come pare. Dopo io l'avevo smentita sta cosa, perché ero stato... È una vita che dico che Conte aveva già firmato per l'Inter. Poi a me mi avevano detto sta cosa qua e credevo che c'era l'accordo e basta. Adesso pare che ci sia già sta firma. E beh, se succede quel miracolo che voglio io, la farai senza Champions, caro Antonio Conte. Che la farai. Speriamo. Speriamo che Milan, Atalanta e Roma non perdono più un colpo. E che l'Inter almeno a Napoli perde e poi vediamo come succede, cosa succede, perché secondo me non è finita neanche lì. Niente, per il resto aspettiamo sti incontro, sarà domani, sarà dopodomani, speriamo che sia il prima possibile, perché ormai non se ne può più, quindi se Allegri va via, io sarò contentissimo che va via, mi aprirò una bella bottiglia e festeggerò. Se Allegri rimane, sarò contento lo stesso, perché ti insulterò tutti i giorni, finché tu sei alla Continassa, io ti insulterò tutti i giorni, a te e a quelle merde di tuoi tifosi. Perché non sono tifosi della Juve, sono tuoi tifosi. E se tu vai via, spero che quelli juventini che tengono per te, perché sembra che tengono per Allegri, vengano a tifare la squadra dove andrai. Ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie.